Ciao a tutti e bentornati. Sono nel nostro ciliegino, ok? Nel nostro settore di ciliegino, però non sono qui per parlare di pomodorini questa volta, o almeno ve li farò così intravedere, ma sono qui per parlare del nostro orto frammentato che abbiamo fatto, pensate un po', nei perimetrali. Siamo in serra, come vedete, quindi tutti o quasi tutti i filari perimetrali li ho dedicati a delle coltivazioni diverse rispetto al pomodoro, e devo dire che stanno andando abbastanza bene. Ci sono problemi tipici estivi, anche se siamo ormai in autunno, siamo in ottobre e il caldo si fa sentire, poi siamo in serra e viene accentuato. Però tutto sommato, come vedrete fra poco, sta andando benone, ma anche se c'è una cosa importante da dire, però ve la dirò a fine video ovviamente. Intanto andiamo a vedere i vari filari e le varie coltivazioni. Ecco, qui abbiamo una bella pianta di tenerume, la cosiddetta cucuzza longa, che inizia timidamente, ecco, a fruttificare. Vuole il suo tempo, sì, però piano piano. Poi abbiamo basilico mangiucchiato. Si vede che è buono, se lo mangiucchiano. Vuol dire che è buono. Ne abbiamo raccolto un bel po' e c'è un profumo qui che non vi dico. Viene fame quasi, infatti questo ancora è da raccogliere e se non ci sbrighiamo se ne va a fiore, vedete? Ma con questo caldo, che è anche una cosa normale in serra, c'è ancora più caldo, quindi dobbiamo stare un po' attenti. Oh, guardate, ecco, hai visto? L'avevo detto che è buono. Ah, Monello. Sì, però questo amico ci ha rimesso le penne, è un po' morto. Il trattamento non gli è piaciuto. Stecchito, è morto mentre mangiava, però meglio di così. Poi cosa abbiamo? Questo è un po' male, un po' bruciacchiato. Che cos'è secondo voi? Indovinate un po'? Eh sì, quello che pensate voi. Sedano mangiucchiato e anche un po' bruciato dal sole. Praticamente qui entra il sole perché le serre le tengo aperte, vedete? Quindi c'è anche la rete aperta e il sole entra e alle ore di punta dà problemi. E vabbè, dai, sopravviverà anche questo. Però c'è da dire che il pomodoro, così è un po' più lontano dal sole e sta bene. Vedete che colore che ha? Sta benissimo, cioè rispetto al clima che c'è. Diciamo che sta fruttificando, sta crescendo, si mantiene abbastanza robusto. Potrebbe essere meglio sicuramente, ma considerate in un mese e mezzo si è riempita la serra, che ci possiamo fare? Troppo veloce. Qui abbiamo roba interessante, questa qui è zucchina, vedete? Ah, zucchine, quindi è una pianta di zucchino, questa è una pianta, lì ce n'è un'altra. Era tutto un filare, qualche pianta non ce l'ha fatta per il troppo caldo, perché le ho trapiantate un po' dopo rispetto al pomodoro, quindi ho irrigato meno e insomma, ci sono problemi di troppo caldo in autunno. Non è una cosa bella da dire, ma ormai è così. Stanno fruttificando alla grande. Ora non so se vedrete, le stiamo raccogliendo una volta al giorno. E considerate, ne abbiamo un filare e mezzo e stiamo raccogliendo 20 kg di zucchine al giorno, una cosa del genere. Il pomodoro anche qui sta crescendo in maniera esagerata. E dove mancavano le piante di zucchino abbiamo messo i broccoletti. Questi sono broccoletti che sono appetitosi, anche questo vedete, sono mangiucchiati. E c'è da dire che i filari, questi qui perimetrali, vengono trattati meno, quindi arriva meno trattamento e quindi gli insetti fanno quello che vogliono. Ecco qui il restante filare dello zucchino, vedete che c'è altro tenerume, anche qui tenerumi a tutti per tutta la vita, zucchine a volontà. Se volete zucchine venitemi a trovare, però qui la differenza è nei broccoletti. Vedete, qui sono cresciuti di più quelli che non sono stati mangiucchiati, perché qui sono esposti al sole, sono a sud. Quindi vedete, è sempre aperta la serra e arriva il sole diretto. Gli piace questa situazione. Mentre l'altro filare è a nord. Altro tenerume e vai, anche questo tenerume, diciamo, sta crescendo. Certo, non sono il massimo, eh? Il tempo anomalo lo soffrono.
però vediamo che il prezzemolo sta andando bene, sta crescendo, ci sono già le formiche che lo vogliono mangiucchiare, se solo di questo, sì, questa è la vita, un mangiucchiamento continuo. Vedete, questo qui è un po' scottato dal sole anche, perché qui siamo di nuovo a sud e arriva un bel sole. E poi abbiamo a fine filare, anche in questo caso, i broccoletti appetitosissimi, molto appetitosi e mangiucchiati. Vabbè, l'importante è che non mangiano i pomodori, perché è la nostra attività principale. Sì, dovremmo fare un trattamento più mirato anche nei filari qui del nostro orto perimetrale, però non c'è sempre il tempo soprattutto. Altri broccoletti, questi sono meno mangiucchiati e un po' più grandicelli. Ci sono sempre quelli mangiucchiati, ma meno, e altro tenerume. Insomma, non credo che riusciremo a mangiare tutte queste cose, tutta sta roba. Cambiamo settore, siamo nel pomodoro costoluto, come potrete vedere, qualche pomodorino, e cambiamo filari di orto. Qui abbiamo peperone, che già, ecco, guardate, c'è qualche peperone. Non so nemmeno di preciso cos'è, perché me le hanno regalate queste piantine, grazie. Mangeremo peperoni, spero, così a sbafo per tutto l'inverno. E sempre il tenerume. Ma voi direte, ma perché tutto questo tenerume? Perché il tenerume serve per ospitare il Nesidio coris, che è l'insetto predatore della tuta absoluta, giusto? Anche questo cresce. E come se cresce? E qui cosa abbiamo? Oltre ai pomodori costoluti e qualche insettino che si fa vedere. E vabbè, c'è sempre tenerume per tutta la vita, per sempre. E poi c'è melanzana. Melanzana violetta. Vabbè, qualche erbaccia, quella man mano vedremo di... Che già, se sicuramente si vedrà, è già attaccata dalle formiche, guardate. E questa la dobbiamo attenzionare invece, perché qui non si può scherzare, le formiche danneggiano gravemente la melanzana. Anche queste sono troppo buone e quindi vengono assalite. Ecco un altro filare di melanzana. Melanzana, pomodoro, peperoni, ma insomma, diciamo che a breve caponata e a tutta forza. E basta orto, solo qualche altra pianta di tenerume e poi tutti i pomodori. Questo qua è quello nero, ricordate il perlone nero che già abbiamo visto l'anno scorso, la scorsa campagna? Anche quest'anno lo rivedremo. Guardate, anche il fusto della pianta è scuro, quasi viola. Bene, come avete visto, abbiamo tante cose da mangiare questo inverno, o quantomeno abbiamo speranze di mangiare tanti ortaggi, va bene. E cosa abbiamo capito da questi clip? Sicuramente che non sono trattati a livello di trattamenti fogliari. Come sapete, io faccio sempre trattamenti bio, solo bio. Perché? Perché quando andiamo a trattare le serre, quindi i vari filari, magari tralasciamo, ecco, non andiamo a fare un passaggio appositamente per il filare dell'orto, chiamiamolo così. Quindi quello che arriva di trattamento spesso è poco, però devo dire che considerando la situazione climatica estrema, nel senso che siamo molto fuori norma, quindi le temperature sono molto più alte del normale, ecco, che ormai tra virgolette normale, perché non esiste più il normale a quanto pare. E la seconda cosa che magari già l'avete intuita è che questi filari sono in mezzo ai pomodori e quindi ricevono le fertirrigazioni e le irrigazioni che do al pomodoro. Ovviamente io ho 2500 metri quadrati a settore di pomodoro, non è che vado a pensare, oh, ma se do troppo potassio faccio male alle zucchine, cioè ovviamente no. Quindi le fertirrigazioni sono pensate per il pomodoro e appunto sono spesso molto ricche di potassio, e non vado a pensare al peperone, alla melanzana, al broccoletto. E quindi dobbiamo metterlo in conto. Con il caldo e le concimazioni più spostate verso il potassio non posso avere sicuramente risultati, come dire, mostruosi, spettacolari con le piante dell'orto, però direi che per l'utilizzo domestico dovrebbe andare bene.
Basta, dai, per questo video è tutto. Magari vi farò vedere più avanti se ci sono altri risultati, perché appunto ancora alcune piante sono molto più indietro, alcune varietà più lente come il peperone, appunto, e i broccoletti. Va bene, dai. Se avete domande da fare, fatele. Ci vedremo, spero, non lo so, però in un prossimo video. Nel frattempo fate i bravi picciotti. Ciao.